Per l'11ª festa nazionale della montagna erano state prescelte quest'anno 3 località, in Toscana, nel Lazio e qui nel Molise, dove la manifestazione si è svolta a Riccia, in provincia di Campobasso. La regione molisana è particolarmente adatta per una festa della montagna, perché il Molise, dalle vette impervie del Matese e delle Mainarde, giù sino al mare, è tutto rincorrersi di monti e di valli, paesaggi ancora tagliati fuori dagli itinerari turistici tradizionali, ma sorprendenti e nuovi ad ogni curva di strada. È un mondo tutto da scoprire. Quanti italiani possono dire di essere stati nel Molise? Eppure in questa terra antica, che fu roccaforte dei Sanniti contro Roma, si respira ancora l'aria incontaminata di altri tempi e la montagna resiste come un simbolo di forza eterna. Il più alto comune d'Italia, Capracotta, a 1400 metri, è su questi monti. Fra abetaie e boschi, e i boschi occupano qui oltre il 16% della superficie produttiva, si incontrano paesini che sembrano usciti da un presepe, mentre strade di recente costruzione consentono già di raggiungere pressoché ogni contrada. Migliorate le attrezzature alberghiere, questa regione potrà quindi divenire una zona di non indifferente attrazione turistica. E ci si sta avviando, superando le difficoltà che sono insite in ogni passaggio, da una forma di economia ad un'altra, nuova e più moderna. Italiani e stranieri potranno così conoscere questa terra nelle sue bellezze naturali, nelle sue tradizioni, nella sua storia, evidente a Sepino, a Pietrabondante, a Larino, dove i resti archeologici dicono che alla primitiva civiltà sannitica si sovrapposero l'Etrusca e la Romana.